Giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 10.30 si è tenuta la prima seduta pubblica che apre la 19ª legislatura del governo. Ad aprire il nuovo esecutivo in qualità di presidente provvisorio del Senato a Palazzo Madama c'è la senatrice a vita Liliana Segre. Ecco le sue parole. In questo mese di ottobre, nel quale cade il centenario della marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio a me assumere momentaneamente la presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica. E il valore simbolico di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente perché, vedete, ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre. Ed è impossibile per me non provare una specie di vertigine, ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciar vuoto il suo banco della scuola elementare e che quella stessa oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato. La commissaria dell'Unione Europea per la Salute, Stella Kyriakides, ha lanciato una richiesta alla popolazione in vista della stagione invernale ormai alle porte. La co-circolazione del Covid e dell'influenza stagionale potrebbero mettere a rischio i più vulnerabili e i nostri sistemi sanitari questo inverno. Insieme al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie e l'Organizzazione Mondiale della Sanità incoraggiamo tutti a farsi avanti per la vaccinazione contro entrambi i virus. In aggiunta, sottolineato su Twitter che i vaccini salvano vite. Buckingham Palace ha annunciato ufficialmente che Re Carlo III sarà incoronato insieme a Camilla il 6 maggio prossimo. La cerimonia, nel rispetto della tradizione plurisecolare della monarchia britannica, sarà solenne ma con meno sfarzo rispetto al passato, sia per dare un segno di maggior consapevolezza verso le difficoltà di milioni di sudditi, sia per dare un'immagine più moderna dell'istituzione. L'incoronazione del re e della sua regina consorte si terrà presso l'abbazia di Westminster, dove appena un mese fa si teneva il sontuoso funerale di Stato della defunta Elisabetta II. Tappa romana per il cavallo Esso e il suo cavaliere Sam Auld, ospiti della capitale per una serie di incontri finalizzati a promuovere la prevenzione di disturbi psichiatrici nell'ambito del progetto Il viaggio del persano per la salute mentale, promosso e sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, presieduta dal professor Emanuele Emanuele. Madrina dell'iniziativa, la principessa Filippa Torlonia. Partito dal Real Sito di Carditello, a Caserta, il viaggio raggiungerà la statua di Marco Cavallo a Trieste, simbolo della legge Basaglia che nel 1978 aboliva i manicomi in Italia. La mia teoria della attività salvifica dell'equitazione trovava un'ulteriore conferma nella salute mentale di questo progetto che vede questo cavallo e il suo cavaliere attraversare l'Italia da Caserta a Trieste, che è una testimonianza vivissima di questa speranza che a me si accoppia ad un altro desiderio, che non lo dico soltanto per quell'amore che ho per i cavalli, ma per la civiltà nella quale viviamo, che è la memoria, forse di questi paesi un po' emarginati, di far vedere questa bellezza, questa completezza della nostra civiltà. In ogni tappa del viaggio, la cittadinanza e le istituzioni possono accogliere il cavallo e offrire il proprio impegno per supportare chi soffre di queste fragilità. L'intenzione è proprio questa, di far conoscere il più possibile
possibile come il cavallo abbia delle capacità infinite sotto il profilo terapeutico.